io sono Alessandro Prolo, io ringrazio Susanna per questa meravigliosa presentazione. E non so se effettivamente è vero, io purtroppo sono uno scrittore che scrive per non farsi leggere. La cosa più bella che io vedo su YouTube è la storia dell'ultimo tango a Parigi di Bertolucci e del fatto che a un certo punto, siccome era stato mandato a rogo, ci fu qualcuno che scappò in Svizzera e portò le grandi bizze di questo film. Ecco, il mio sogno segreto è fare la fine dell'ultimo tango a Parigi e di essere in qualche modo mandato a rogo. Questo semplicemente perché si inizia un percorso, si inizia a scrivere e poi ci si rende conto che dietro di te c'è una storia. La mia adesione a Cartago non è assolutamente un fatto casuale. Cartago ha un profumo che sa di fenicio, che sa di antico, che viene dall'ipogeo di Catania dove ci sono dei resti. E guarda caso furono proprio i fenici un bel giorno a rompere migliaia e migliaia di anni di tradizione orale. L'uomo non conosceva la scrittura, furono i fenici a inventare un alfabeto, ma un alfabeto mancato, un alfabeto senza le sillabe. Furono poi i greci a organizzare un alfabeto con le vocali, sillabe e vocali. Cosa accade? Accade un fatto particolare, Platone con suo Fedro ci mette in guardia dalla scrittura, dal fatto che qualcuno avrebbe potuto assumere un atteggiamento verticistico, verticale, cioè ci mette in guardia dal fatto che forse le persone avrebbero in qualche modo comunicato attraverso un testo e non attraverso la propria o anima per alcuni o coscienza per altri. E di conseguenza noi abbiamo visto che partendo dall'anno zero, i 2000 anni che sono venuti dopo hanno visto delle lotte, delle battaglie e sempre dietro questo abbiamo trovato un testo che per alcuni era un testo sacro. Ebbene, molto prima si mette in testa di collassare la storia, prende a prestito un fatto alla storia e incomincia a decontestualizzare, incomincia a spezzettare il tempo, incomincia a dotare di appendici, di protesi, di propri protagonisti. Allora, a proposito di lettura giovanile, visto che chiaramente abbiamo qui un rappresentante della fascia giovane, no? Rosario. Rosario è il nostro prossimo scrittore. Uscirà a dicembre un romanzo storico ambientato alla Cileale, nel frattempo faccio un po' di pubblicità di incrocio, sempre per la Cartago. E quindi io prima di lavorare con lui e di elaborare il suo scritto, ho deciso che la sua prova, diciamo, d'ingresso, la prova del fuoco, che avrebbe dovuto superare, era la lettura del libro di Alessandro Ambrosio. No, perché oggi la parte del poetica artistica l'abbiamo superata, quindi la cerchiamo un attimino di... E quindi lui dice, vabbè, se è questo che devo fare, come compito lo faccio? Perché, no, direttore editoriale, non si può dire di no, giusto? E quindi ora vediamo lui che cosa ci vuole dire, sia come impressione, sia da qualche domanda da fare a Alessandro Ambrosio, che ce l'hai qui presente, che l'ha scritto lui, sarebbe bello, così capiamo di più tutti quanti meglio. Sì, intanto ringrazio Susanna per la splendida prova del fuoco concessa. Niente, appunto, volevo sottoporvi una piccola scena. Immaginate una donna bellissima che parla al telefono, attraverso una cabina telefonica. Cosa c'è di strano? Nulla. Ma se la donna invece è sordomuta e comunica ansimando in una cabina telefonica, la scena vi lascia esterrefatti, sorprese. Bene, questo è Hotel Prima, un romanzo che vi lascia sorprese ed esterrefatti. Attenzione, se cercate un libro da leggere prima di andare a letto, rassicurante, dalla prosa ordinaria, allora state alla larga, perché Hotel Prima non fa per voi. E sì, perché dai primi capitoli già si avverte quel senso di angoscia, di insicurezza, grazie alla prosa originale dell'autore, che diciamo sprigiona i suoi liberi pensieri come un fiume in piena.
Eh sì, perché la barriera tra la rielaborazione mentale e la percezione reale non esiste, è eliminata. Questo sta alla base appunto della tecnica del flusso di coscienza. Una tecnica che viene usata per lo più nei romanzi psicologici, dove vengono evidenziati i sentimenti, le percezioni, le pulsioni dei personaggi. Quindi cosa possiamo dire? Ambrosio come novello Joyce, ma diciamo che l'augurio, l'auspicio è questo, dopo aver letto la sua seconda fatica letteraria. Ut quent lasis, re, resonare finis, mi ira gestor, fa, fa. Eppure la musica non era sempre la stessa. Ruther era per una musica ripetitiva in ogni senso. Ruther scriveva la stessa musica perché non voleva riprodurla in un supporto magnetico che fosse. La scriveva in un pezzo di carta. Quel pezzo di carta lo vendeva giù nel parco. La vendeva per una scatola di mentine, una gramigina di limone e due sigarette. Il tutto per la sua opera, la grande opera musicale in tre atti. Tintinnare, suoni, fantastiche melodie, numeri e note. Ruther aveva iniziato anni fa e ogni momento iniziava la scrittura della sua opera, iniziava a concepire, iniziava ad ascoltare il mondo, il traffico. I suoni della città insegnavano ad ascoltare, insegnavano a prendere appunti, taccuini. Una piccola matita era l'ultimo, assomigliare a un ramo secco, spezzarsi. E solo la presenza della linfa impediva il ramo di spezzarsi. La linfa adattava il ramo al vento, la linfa per quale? Erano i suoi vitali ormoni, i suoi fantastici anni. E il fatto che poteva anche morire all'hotel prima era solo una stupida conseguenza. Una stupida, inutile conseguenza. Aspettare che l'istituto riprendesse posizioni di primaria importanza, bisognava distruggere i membri del protettorato e il protettorato si imponeva sulla patria. Bisognava agire. Wild sarebbe scesa dall'alto. Dall'alto avrebbe ucciso i membri del protettorato. Dall'alto, vestita da un angelo che volava attraverso il muso di un'imbracatura vivo. Morto. Uno stato era l'urlo di uno stato, come la conduttrice di queste. La notte era priva di rumori metallici. Per Ruther era sempre la fine, lei quasi interrompeva il servizio del tram, qualche volta soprattutto lunedì. Terrorizzato Ruther girava la città in tram. Le ruote di ferro, a contatto con le rotaie, producevano suoni di violini. Per Ruther erano violini. Violini erano le spade che sbattevano l'una dell'altra, i coltelli che si affidavano. Terrorizzato, ma estasiato, Ruther si teneva spesso dentro le carrozzerie per ascoltare della buona musica da casa. Poirot raggiunse attraverso la strada, arrivò al suo cospetto. Poirot emise un suono, una specie di suono. Ruther udiva sempre solo il tintinnare del gioiello, che era forse il migliore accadimento della sua esistenza. Invitò il tempo a fermarsi, invitò il mondo ad essere clemente, indulgente nell'ultima ora. I gesti rimanevano gesti e il linguaggio movimenti labiali. Come atti di pausa, muscoli intorno alle labbra che impertinenti strutturavano codici semantici di secondo livello. Era la farsa dei migliori movimenti, l'età pesante, l'età leggera, si confrontava. Lo sguardo di lei entrava e usciva nella camera di lui. Allora, buonasera, sono Giuseppe Bellisi, sono l'editore di Cartago, come hanno detto loro. Mio lavoro che ci darà molte soddisfazioni, sono felice di questa presentazione che lui, insomma, voleva molto, come ha detto Susanna, è la prima presentazione in libreria, la meritava. E che dire? Grazie di cuore. Si finisce.
Dico che sei fantastico, sei stato fantastico. Il nostro rapporto va è marineziano, meccanico, ci diciamo sempre le stesse cose, quindi non vi aspettate nessun dialogo importante tra me e lui. Ogni nostro autore più volte ha presentato il proprio testo. Stasera ringrazio e sono felice di stare qui alla Mondadori, che come vedete per noi è diventato un bello scenario, ma soprattutto per i nostri autori un ottimo scenario, perché ci permette loro di sentirsi e di stare obiettivamente in mezzo alle cose che fanno parte dell'editoria. Io posso chiudere dicendo l'ultima cosa segnalata: a me non fa piacere molto fare pubblicità a Cartago, che non ne ha bisogno, però obiettivamente sono stanco e mi dispiace sentire di persone che mollano un sacco di denari a editori improbabili per ricevere poi dei cartoni pieni di copie che non andranno mai lette. Mi piace che arrivino giovani autori che riescono a creare un vero rapporto con un direttore di collana, che riescano a vedere che tutto ciò che hanno fatto, ed è faticoso stare appresso anche alle proprie parole, è faticoso stare appresso al proprio operato, è bello che venga valorizzato, è molto bello. Speriamo di andare avanti bene così, non ci siamo corrotti finora, non ci siamo fatti corrompere da nulla, quindi siamo molto felici. Ringrazio molto Susanna e tutti quelli che dicono che io non so nulla di noi. Grazie. Ho capito con Barbara che questo è uno scritto che nasce per essere detto, si passa da una forma di comunicazione scritta a una forma di comunicazione orale. Le parole hanno un significante e questo significante è un segno, e questo segno io lo utilizzo per scrivere delle parole che potrebbero anche essere incise nella pietra, nella carta, non so bene dove possono essere incise, ho capito che possono essere anche fatte proprio dal suono, da Barbara, però mi rendo conto che il significante ha più significati di quelli che noi immaginiamo. Ecco, questa volontà di uccidere il libro come oggetto che ha condizionato le coscienze per alcuni l'anima e per alcuni le coscienze, cercare di far capire che questi testi che hanno condizionato dal punto zero fino al 2012 la storia dell'uomo possono anche essere bypassati da un sapere che deve essere interiore e può essere amplificato dalla nostra cassa toracica. Aggiungo solo una cosa, non bisogna assolutamente pensare che come dire, la comunicazione verticistica, io scrivo un libro e allora sono nei vostri confronti a un livello superiore. Dobbiamo anche creare quel qualcosa che oggi pensiamo che ha riprodotto la telematica in cui tutti possono comunicare di pari grado. Non è così, ristrutturiamo quello che è il nostro pensiero, ma ristrutturiamolo attraverso una tradizione orale.